Allora, vediamo adesso il limite inferiore di banda. Ora, chiaramente il limite inferiore di banda sarà dovuto a quelle capacità che a centrobanda devono essere un corto e quindi le capacità di accoppiamento e di bypass, no? Quindi le capacità che a centrobanda sono un corto, per frequenze più basse del centrobanda invece non sono più considerabili come un corto e quindi vanno considerate in modo esplicito. Quindi, per esempio, abbiamo questa capacità, che è la capacità di bypass di un pezzo dell'array. Poi abbiamo la capacità, per esempio, prendiamo lo stadio CE, abbiamo la capacità di accoppiamento del carico e poi abbiamo la capacità di accoppiamento del generatore d'ingresso. Se guardo il circuito di piccolo segnale in bassa frequenza, cosa mi viene? Mi viene fuori questo. In pratica io ho qua il generatore d'ingresso, devo considerare tutto, no? Quindi devo considerare la presenza di CB, poi qui c'è R1 e R2 che sono in parallelo e chiamo RB come al solito, questa è la base, poi posso considerare circuiti aperti, le capacità interne, quindi posso. Adesso qui considero HE, questo è l'emettitore, qui c'è R1, R2 e l'altra capacità. Questo è HFAB. Questo è il collettore, in parallelo c'è uno su HE e poi qui c'è RC, tra collettore e massa per le variazioni, poi c'è qui CL e qui da questa parte c'è RL. Questa è l'uscita. Va bene? Allora io so come fare questo calcolo, vedete cosa mi viene. Questo è un circuito, è una funzione di trasferimento che aveva tre poli, due zeri nell'origine e poi tre poli, due zeri nell'origine e poi dire basta. Allora, a me non interessa tutto l'espressione, posso calcolarlo, ma ovviamente non è detto che mi interessi l'espressione completa della funzione di trasferimento, vogliamo calcolare il limite inferiore di banda. No, abbiamo già visto qual è l'espressione, metodo di Cochrane-Gabriel mi dice che approssimativamente il limite inferiore di banda lo posso calcolare facendo la somma degli inversi dei prodotti RC, dove devo considerare tutte le capacità che contano in bassa frequenza e moltiplicarle per la resistenza vista quando le altre capacità sono un cortocircuito. Quindi qui c'è, questa è CE, questa è RCE, quando le altre capacità sono un cortocircuito, e l'altra è R, resistenza vista da CL, quando le altre capacità sono un cortocircuito. Okay. Quindi di nuovo si tratta di calcolare tre resistenze. Okay. E come prima, l'unica differenza rispetto a prima è che le altre capacità sono un corto quando calcolo queste resistenze. Allora, alcune sono molto semplici da calcolare, no? Proviamo a farlo direttamente, senza ridisegnare troppo il circuito. Per esempio, RCB infinito, la resistenza che si vede da qua quando tutte le altre sono corte. Io questa la posso scrivere perché vedete di qua vedo RS, VS deve essere spento quando calcolo le resistenze viste, da quest'altra parte
quindi di qua vedo RS, di qua che cosa vedo? Vedo RB in parallelo a questa, che è HE più HFE per HFE più 1 per R1, come al solito. Ok? Ora, per semplicità trascuro questo, quindi per evitare, supponiamo di essere in una situazione in cui uno so HE sia trascurabile. Okay, per evitare di far conti un po' troppo lunghi. Quindi qui mi viene RS più RB in parallelo ad HE più R E1 per 1 più HFE. Ok? Questo è il primo. Il secondo, per comodità calcoliamo questo qua, la resistenza vista da CL, perché ho poco spazio, quell'altro mi richiede un po' più di spazio. Allora, resistenza vista da CL, anche qui devo spegnere il generatore d'ingresso. Ora qui guardate, se io spengo il generatore d'ingresso, tutto si spegne. Tutto si spegne perché? Perché qui passa IB, va bene? Qui deve passare quindi IB per HF più 1. Se VS è 0, anche IB è 0, no? Perché se scrivo l'equazione alla maglia viene VS uguale ad HFB più R1 per 1 più HFB. Se VS è 0 viene IB uguale a 0. Quindi qui tutto è spento, di qua si vede soltanto RC più RL. Ok? Quindi queste due resistenze le ho calcolate, mi rimane l'ultima, che mi sono lasciato per l'ultima perché è un pochino più complicata. Di fatto, vedete, devo mettere il generatore al posto di CE, quindi qui che cosa vedo? Vedo R2, poi dall'altra parte vedo R1, l'HE da una parte e il generatore corrente da quell'altra. Vediamo un po' per gradi. RCE infinito. Dunque io cosa vedo? Generatore di prova. Quelle altre le potevo scrivere a volo, questa non riesco a scrivere a volo, devo fare il conto. Vedo R1 da questa parte. Poi da questa parte ho HE e dietro HE c'è RS e RB in parallelo. Qui passa la corrente IB. Dall'altra parte vedo HFIB. E poi c'è dell'altra roba dietro, ma non mi importa più, perché tanto non conta niente. No? La roba che c'è dietro, il generatore corrente, non conta, perché io tanto da questa parte del mondo vedo soltanto la corrente che manda. Ok, questo è il circuito. Ma questo in realtà... Beh, tutto sommato noi questo conto qui l'abbiamo già visto, no? Perché come è fatto? Lo posso scrivere direttamente. Una volta fatto il disegno, noi l'abbiamo già fatto. È una resistenza notevole. Allora, prima c'è l'R2, va bene? Poi in parallelo all'R2 che cosa c'è? Da questa parte c'è l'R1 e dietro l'R1 c'è HE e questa roba qua. Però... c'è questo generatore di corrente che moltiplica la corrente di qua. Quindi cosa succede? Che qua passa una corrente che è 1 diviso HF, 1 diviso 1 più HF volte più piccola di quella che passa qua. Quindi qui mi viene HE più RS parallelo RB diviso 1 più HF. Okay? Se non lo vedete al volo fate il conto con calma, piano piano, ma è la resistenza notevole che abbiamo visto insieme. Qui ragazzi, la cosa importante, o la vedete al volo o se no vi fate il conto. Non andate a memoria, perché se le volte che non la vedete immediatamente fate il calcolo completo, ve ne rendete conto e poi diciamo l'acquisite, come il colpo d'occhio per riconoscere la resistenza. Questa qui è una delle resistenze notevoli che abbiamo visto. Se qui c'è B e qui c'è un generatore corrente che manda un multiplo delle B, di fatto la resistenza vista è ridotta di questo fattore. Ok, quindi questa
Beh, questo pezzo è piccolino, questo dipende da quello che lascio. Allora, cos'è un ragionamento importante da fare? Vabbè, io i calcoli di quelle resistenze li posso fare facilmente. Vi rendete conto che immaginiamo di fare progettazione, no, del circuito. Io di fatto nel momento in cui ho scelto il transistore, ho scelto la polarizzazione, ho scelto il guadagno a centrobanda, tutti i valori di questi componenti sono stati scelti e quindi il limite inferiore, in questa espressione del limite inferiore di banda, le espressioni delle resistenze sono già fissate. Ok? Quelle resistenze dipendono da altre scelte che ho già fatto. Dov'è che ho il grado di libertà per scegliere il limite? Scritto sbagliato, no? Questo è il limite inferiore di banda, non superiore, eh? Omega L l'abbiamo chiamato. Dov'è che ho il grado di libertà per scegliere il limite inferiore di banda? Chiaramente nella scelta delle capacità, anche qui, scusate, questo è CE ovviamente, no? Nella scelta delle capacità, perché io le capacità non le ho usate ancora in nessun altro contesto. Quindi io in questo momento ho tre valori di capacità da scegliere, i quali valori mi determineranno il limite inferiore di banda. Quindi ho ampi gradi di libertà, devo fissare un parametro, ho tre variabili. Ok? Quindi questo è come dire, questo è un ragionamento abbastanza facile da fare. Ok, adesso giusto facciamo 10 minuti un discorso su qual è il modo più ragionevole di scegliere questi parametri. Immaginatevi di essere in questa situazione, io devo scegliere le capacità. Allora, io direi che posso seguire due criteri differenti e a seconda dei casi possono essere tutti e due plausibili, no? Voglio far vedere dei casi in cui, cioè due esempi differenti. Un criterio plausibile è quello di dire, vabbè, io per semplicità scelgo le capacità tutte uguali. Allora, è facile, no? Io impongo il limite inferiore di banda, quello che mi ha chiesto alle specifiche, ho un'equazione di primo grado, trovo la capacità e metto tre capacità identiche. D'accordo? Questo è un criterio. Un altro criterio è invece quello di minimizzare il valore complessivo delle capacità che devo inserire. Perché come vi dicevo, più o meno il costo delle capacità è proporzionale al valore e allora se minimizzo il valore totale delle capacità, minimizzo il costo. Ok? A seconda dei casi mi può convenire l'uno o mi può convenire l'altro. Insomma, è chiaro che è pratico avere capacità tutte uguali. Immaginate se dovessi costruire una scheda, avere capacità tutte uguali mi permette di avere un magazzino, un solo tipo di capacità, non avere tre scatole differenti, no? Per esempio. Nell'altro caso, invece, per esempio, se faccio circuiti integrati, il fatto di avere tutte uguali mi aiuta fino a un certo punto, mi conviene ridurre complessivamente il costo totale. E come dire, dipende un po' dalle circostanze. Faccio vedere un esempio in cui le cose possono essere differenti. Facciamo un esempio piuttosto semplificato. Immaginate di avere una situazione in cui ci sono due resistenze e due capacità da scegliere, no? Allora, immaginate di essere una situazione del genere, no? Allora, mettiamoci nella situazione in cui R2 sia 100 volte R1. Ok? Allora, se R2 è 100 volte R1, io, vedete che cosa mi trovo ad avere? Mi trovo ad avere una situazione del genere. No?
Allora, soluzione A, prendo C1 uguale a C2 uguale a C. Se faccio così, che cosa ottengo? Ottengo che omega L è uguale a 1 diviso R1 più 1 diviso 100 R1 per 1 su C. Questo fa 101 su 100 R1 per 1 su C. E quindi mi vengono due capacità di valore C uguale a R1 per omega L per 100 centunesimi. Ok? Questa è una soluzione. La soluzione B è per esempio questa. Vabbè, allora, in realtà che cosa succede così? Succede che io metto la stessa capacità su un punto e sull'altro, però praticamente il contributo di questo termine è trascurabile rispetto al contributo di questo, no? Allora, a me che cosa potrebbe convenire fare? Potrebbe convenire a questo punto semplicemente, come dire, cercare di ottenere tutto omega L con il primo pezzo e, con il resto invece non ottenere nessun contributo, in modo tale che metto una capacità un po' più grande al posto di C1, ma evito di mettere una capacità troppo grande a C2, tanto non mi serve. Cioè, facciamo un esempio. Supponiamo che voglia fare che il primo termine mi faccia il 95% di omega L, no? E l'ultimo termine mi faccia il restante 0,05%. Vedete, se faccio così, ottengo che cosa? Ottengo che C1 mi viene 0,95 omega L per R1, aspetta, ho sbagliato un conto qui, anche qui ho sbagliato, omega L sta a dividere, scusate, qui quando questo lo porto su e questo lo porto giù, aspettate, anche qui ho sbagliato, metto in evidenza, se qui metto in evidenza C mi viene 101 diviso 100 per 1 più R1 omega L, ok? Va bene. Se faccio qui così, mi viene, lo porto, mi viene 1 su 0,95 per 1 su omega L R1, va bene? Per C1. E C2 mi viene analogamente 1 diviso 5 per omega L R1, va bene? Vedete, ottengo lo stesso risultato e come, cosa succede? Che C1 viene appena poco più grande di prima, praticamente viene leggermente poco più grande di prima, e C2 viene molto più piccolo, quindi di fatto ho una capacità totale che è poco più della metà di prima e con lo stesso limite superiore ai bandi, quindi può essere un bel risparmio, diciamo. Perdo il fatto di avere due capacità uguali, però facendo così, facendo, come dire, caricando la resistenza vista più piccola di quasi tutta la capacità che mi serve per ottenere il limite inferiore di banda, mi trovo ad avere un risparmio netto nella capacità totale che devo impiegare. Ok? Quindi in generale, a meno che proprio non abbia un grosso impulso a dover usare capacità tutte uguali, se ho una resistenza vista molto più piccola delle altre, come in questo caso, mi conviene dare a quella resistenza vista tutto il contributo al limite inferiore di banda. Ok? In generale vale questo ragionamento. Se R1 è molto minore di R2, conviene ottenere omega L
con C1.